L'Istituto Alfano in prima linea nei programmi di prevenzione e di insegnamento agli studenti sull'educazione al rispetto degli altri. Sì, io sono particolarmente fiera di aprire questo evento oggi, nel quale insomma oggi ricorre la giornata internazionale della violenza contro le donne. La scuola può e deve fare la sua parte, dare il suo contributo in collaborazione naturalmente con tutte le agenzie formative, con le forze dell'ordine, con le forze politiche, perché la scuola, il compito principale della scuola non è solo quello di trasmettere conoscenze, contenuti, ma anche di soprattutto formare delle persone equilibrate, capaci di vivere in una società che diventa sempre più complessa, e per poter stare in una società bisogna possedere delle competenze affettive, saper rispettare la diversità, saper gestire le inevitabili frustrazioni individuali, perché i ragazzi devono capire che non si può desiderare tutto ciò che si vuole, non si può fare tutto ciò che si vuole fare, perché bisogna dare un limite, un argine. E questo argine, questo limite è la libertà sacra e inviolabile della persona umana, e quindi compito della scuola è proprio educare al rispetto della persona. Nessuno può dirci cosa fare, siamo libere, ecco, e quindi è importante dare questo messaggio agli studenti. E poi noi come scuola abbiamo sempre attivato lo sportello di ascolto psicologico, quindi abbiamo la figura dello psicologo stabile a scuola a disposizione dei nostri studenti, perché è importante offrire un aiuto in questo momento particolare della loro crescita. Sono adolescenti, affrontano appunto situazioni particolari, momenti particolari, quindi avere un confronto con una persona competente che li possa consigliare può aiutarli a superare dei momenti difficili, e quindi aiutarli anche a gestire bene le relazioni e le emozioni.